migliori titoli del 2010 in ambito FPS e per chi ama la fantascienza, a dire il vero una fantascienza un po' retro, ecco Bioshock 2. Ambientato nuovamente nella metropoli sottomarina chiamata Rapture. Un luogo affascinante e inquietante allo stesso tempo, in cui questa volta vestiremo i panni di un Big Daddy alla ricerca della sorellina perduta. I punti di forza sono la grafica e l'atmosfera, ma in questo sequel c'è anche un ottimo multiplayer che supporta fino a 10 giocatori. Il tutto nell'attesa del prossimo Bioshock Infinite, che arriverà l'anno prossimo e che sposterà l'ambientazione dagli abissi marini ai cieli sconfinati in cui si trova sospesa la città di Columbia. Esattamente, ancora FPS Raffaele con Battlefield Bad Company 2, titolo che ha nel multiplayer con supporto a 24 giocatori uno dei suoi punti di forza, ma che sa divertire anche nella campagna in single player, portando il giocatore a combattere in diverse località esotiche. Un titolo molto realistico perché gli ambienti si possono distruggere. Il titolo è ambientato al presente, anche se all'inizio del gioco vivremo una situazione di pura fantasia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra l'altro il gioco, che è uscito a marzo di quest'anno, si può ora acquistare pure a prezzo scontato. È un motivo in più per non farci un pensierino, per farci un pensierino. Giustamente. È ispirato invece ad un racconto dello scrittore russo Dmitry Glukhovsky, Metro 2033 di THQ, titolo ambientato in un prossimo futuro dove l'umanità è costretta a trovare rifugio nel sottosuolo a causa delle conseguenze di un conflitto atomico. Ma nei meandri della metropolitana si nascondono mostri orrendi mutati geneticamente. L'atmosfera coinvolgente e i colpi di scena sono i punti di forza di questo gioco a metà strada tra l'FPS classico e il survival horror. Di contro la versione PC, dobbiamo dire, è un po' esigente lato hardware. Quindi assicuratevi di avere un sistema in linea con gli standard più recenti. Passiamo al genere arcade, qui il punto di riferimento si chiama God of War 3. Vincitore di numerosi riconoscimenti ed esclusiva PlayStation 3. Il giocatore nei panni del guerriero Kratos dovrà farsi largo tra orde di nemici in un'ambientazione che miscela la mitologia greca ed elementi di finzione. Grafica allo stato dell'arte, giocabilità immediata e soprattutto frenetica. E senso di gratificazione nell'abbattere titani, dei e semidei è davvero impagabile. Un titolo di altissimo livello questo, esclusiva PlayStation 3, davvero imperdibile. Ma restiamo nell'ambito del menar le mani. Le alternative a God of War sono due: Dante's Inferno e Darksiders. Il primo ha a che vedere con la Divina Commedia soltanto nel nome. E di certo giocarci non vi preparerete per la prossima interrogazione. Dante infatti è armato di una falce e la sua discesa agli inferi è una vera e propria strage di nemici. Ma il gioco è comunque divertente e soprattutto multipiattaforma. Anche Darksiders di THQ è multipiattaforma e vi metterà nei panni di guerra. Uno dei quattro cavalieri dell'apocalisse, alle prese con puzzle da risolvere e combattimenti frenetici e brutali. Altro punto di forza di questo titolo è l'impianto grafico che porta la firma di Joe Mad, direttore creativo di Vigil Games, in passato disegnatore della serie Uncanny X-Men per Marvel e poi di Battle Chasers. Il gioco è disponibile per Xbox 360 oppure per PS3. E da settembre anche su PC. Se la vostra passione sono i thriller, la detective story, beh, Heavy Rain è il gioco che fa per voi. Sarete al centro di un'indagine sugli efferati delitti compiuti dall'assassino dell'origami. E dovrete affrontare alcune situazioni adrenaliniche da fare invidia persino a Saw. Il gioco si avvale di una regia cinematografica e di controlli che replicano alcuni gesti naturali. Infatti il gioco si può anche giocare con PlayStation Move. Si tratta infatti di un'esclusiva PlayStation 3, che ora è disponibile anche a prezzo scontato, 40 euro. E un'esclusiva Xbox invece, Alan Wake. Un altro titolo che ha avuto una lunga gestazione, ma che alla fine è riuscito a colpire nel segno conquistando il suo pubblico. Alan Wake è uno scrittore alle prese con una storia che prende vita. Impugnando una torcia dovete farvi strada tra le creature che abitano nel buio e cercando di salvare vostra moglie. Ma non pensate che manchi l'azione, anzi, i combattimenti sono davvero frenetici. Restando sempre in tema di giochi horror, ne abbiamo parlato di recente, e se avete un PC dovete assolutamente provare Amnesia. Titolo in digital download, quindi si può scaricare da Steam e costa solo 14 euro. È un'avventura tra le stanze deserte di un'antica dimora prussiana ormai abitata solo da fantasmi. Incubi garantiti. Genere diverso, ma sicuramente da recuperare, Red Dead Redemption di Rockstar, titolo free roam da molti definito il Grand Theft Auto del Far West. In questo gioco si rivive l'emozione del percorrere a cavallo le terre di frontiera tra regolamenti di conti, risse al saloon, duelli e assalti a banche e diligenze. Il gioco propone uno scenario completamente aperto, missioni multiple e una componente multiplayer molto divertente. Nominato titolo dell'anno anche ai recenti Video Game Awards e ora espanso con Undead Nightmare, che aggiunge un tocco soprannaturale all'esperienza di Red Dead. E vedete un po' voi, zombie nel Far West. Rapidamente, perché il tempo vola, titoli strategici, due da segnalare. Esatto, uno in tempo reale e uno invece a turni. Quello in tempo reale è StarCraft 2 Wings of Liberty di Blizzard, sequel del giocatissimo StarCraft, che si presenta con grafica rinnovata, una campagna in single player e ovviamente un multiplayer all'altezza della reputazione di StarCraft. Lo strategico a turni invece è Civ 5, Civilization 5, dove dovrete far crescere ed evolvere la vostra civiltà destreggiandovi tra esplorazione, battaglie e rapporti diplomatici con le altre civiltà in gioco. E con questo, Raffaele, direi che abbiamo davvero visto tutto per quel che riguarda il 2010. Sfido qualcuno a contrastare.
contraddirci. Abbiamo però di fronte un anno che si preannuncia altrettanto entusiasmante, se non forse addirittura di più, sul fronte delle novità videoludiche. Eh già, tantissimi giochi in uscita, Dead Space 2 per esempio, Duke Nukem Forever oppure Killzone 3. La lista è davvero troppo lunga, ma abbiamo ancora molte puntate davanti a noi per parlarne.